Buongiorno a tutti. Oggi vorrei fare un video un po' particolare, ovvero era tanto che pensavo di riproporre questo tag e finalmente mi sono decisa anche perché mi sono accorta che ricorrerà, insomma, l'anniversario di questo tag tra un mesetto, quindi visto che mi è venuta l'idea, visto che avevo tempo, ho deciso di farlo. Il tag in questione, lo leggete nel titolo, è Indiscrete domande letterarie che forse non tutti lo sanno in realtà, perché ho visto che il tag è girato veramente tantissimo e continua a girare ancora adesso, io sono veramente molto felice. È stato lanciato niente proprio di meno che da me e dalla mia amica Giada. Giada purtroppo ha rimosso il suo video da un po' di tempo, ma il mio video lo potete trovare ancora sul mio vecchio canale, vi lascio comunque il link qui sotto. Anche se devo ammettere che io l'ho riguardato ieri sera per prepararmi a registrare questo video e insomma non ho avuto proprio una bellissima sensazione. Mi sono trovata veramente giovane, anche un filo troppo impostata, forse era comunque, erano gli albori del canale, avevo iniziato a fare video da un annetto, quindi non lo so, avevo ancora sì, un po' questa impostazione boh, finto televisiva. E anche estremamente naive in alcune risposte, quindi mi sembra un'idea carina rifare questo tag a distanza di 7 anni, perché il tag è stato lanciato a luglio del 2010 e se vorrete continuare a farlo girare, ovviamente a me farà sempre, sempre tanto tanto piacere. Quindi partiamo subito perché sono 25 domande e io ovviamente come tutte le mattine devo andare al lavoro. Quindi la prima domanda è: come scegli i libri da leggere? Ti fai influenzare dalle recensioni? La mia risposta rimane piuttosto simile, ovvero spesso mi faccio ispirare dal momento, quindi girando in libreria, a volte scelgo dei libri completamente a caso, ma ultimamente, visto che la community dei booktuber si è allargata parecchio negli ultimi anni, mi faccio influenzare, tra virgolette, positivamente dalle recensioni che vedo sugli altri canali, quindi capita spesso che magari sento parlare una persona che mi piace, come recensisce, che ha dei gusti magari simili ai miei, la sento parlare di un libro e poi lo acquisto o lo leggo. 2. Dove compri libri in libreria online? All'epoca avevo risposto assolutamente in libreria. In realtà adesso acquisto un po' e un po', anzi, purtroppo, avendo sempre pochissimo tempo a disposizione, mi rendo conto che la maggior parte dei miei ultimi acquisti sono stati fatti online. 3. Aspetti di finire la lettura di un libro prima di acquistare un altro oppure hai una scorta? Questo non cambia e credo che non cambierà mai. Io ho sempre una scorta, anche forse eccessivamente lunga, di libri da leggere. Non riesco proprio ad aspettare il termine di un libro per comprarne un altro. 4. Di solito quando leggi? Purtroppo negli anni i miei tempi di lettura si sono molto ristretti, vuoi il lavoro, vuoi la stanchezza, vuoi gli impegni di casa e di famiglia. Comunque leggo per lo più la sera prima di addormentarmi, adesso che c'è bello e ho finalmente una postazione sul terrazzo perché mia mamma mi ha regalato un bellissimo tavolino con due sedie, mi è capitato di ritagliarmi dei momenti dopo cena, oppure la domenica pomeriggio, nella quiete del terrazzo, mi è capitato di leggere anche in questi momenti. Ogni tanto cerco di leggere anche durante i tempi morti in negozio, però è una cosa che mi riesce difficile da fare perché faccio fatica a concentrarmi, perché in negozio ho la porta chiusa che devo aprire io con un pulsante, quindi sono sempre lì sull'attenti, pronta a vedere se qualcuno deve entrare, se magari vedo passare qualcuno davanti alla vetrina, quindi mi distraggo di continuo e faccio fatica. Poi, 5. Ti fa influenzare dal numero delle pagine quando compri un libro? No, questo non è cambiato, non mi influenza affatto. 6. Il genere preferito? Probabilmente negli ultimi anni mi sono un po' indirizzata verso determinati generi, continuo ad amare gli autori per lo più sì, asiatici, per lo più giapponesi, ma mi rendo conto che leggo molto più spesso thriller, vabbè, magari di un certo tipo, un po' psicologici, e fantasy. Poi, hai un autore preferito? Come nel video di tanti anni fa, rimane uno dei miei autori preferiti, ovviamente Haruki Murakami,
o Haruki Murakami, insomma, come lo vogliamo pronunciare, ma rimane una delle mie autrici preferite di sempre, anche Robin Hobb, che continuerò a ripeterlo fino allo sfinimento, rimane una delle autrici fantasy più sottovalutate, almeno qui in Italia. Io continuo a consigliare la lettura soprattutto della sua trilogia dei Lungavista e da lì andando avanti. Però mi rendo conto che non prende così piede anche per colpa di una sfortunata scelta editoriale. Poi, Otto, quando è iniziata la tua passione per la lettura? E qui ovviamente la risposta rimane la stessa, è iniziata molto presto, leggevo veramente da poco e leggevo un po' di tutto. Per chi non avesse visto il vecchio video, ricordo comunque sempre con tenerezza i pomeriggi passati sugli alberi a leggere con la mia migliore amica, alle medie, però, forse l'imprinting per la lettura mi è stato dato alle elementari, quando eravamo costretti, tra virgolette, c'era l'ora di lettura e ci recavamo tutta la classe, tutti i bambini in biblioteca, e io della mia classe ero quella che leggeva di più, e la bibliotecaria ricordo che mi permetteva di portarmi a casa più libri di quelli che ci sarebbero stati concessi, perché sapeva che io leggevo molto velocemente e molto voracemente. 9. Presti libri? Sì, tendenzialmente poco, e solo a persone di cui mi fido, perché ho sempre paura che non tornino indietro. In realtà, a volte, anche quando li presto a persone di cui mi fido, tornano indietro, con qualche danno, però vabbè, insomma. Sono diventata con gli anni un po' meno possessiva nei confronti dei miei libri. Ci tengo sempre. Però alla fine sono oggetti, quindi anche se un libro si rovina un po', a meno che non sia un libro introvabile, che non pubblicheranno mai più, vabbè, capita. 10. Leggi un libro alla volta oppure riesci a leggerne diversi insieme? Dipende dai periodi. Ad esempio, adesso ne sto leggendo uno a casa e uno al lavoro, entrambi molto lentamente, però ne ho in lettura due. Preferisco sempre comunque leggerne uno per volta per potermici concentrare meglio, però si fa. I tuoi amici familiari leggono un po' e un po', diciamo che i miei familiari, in quanto mamma, zia, papà, leggono, anche se anche loro con gli anni hanno un po' diradato, insomma, la frequenza di lettura. La mia migliore amica legge molto, Andrea invece legge pochino e si concentra solo su pochissimi generi. Lui è un super appassionato di biografie di artisti, quindi quando posso, quando esce qualcosa di nuovo, cerco sempre di recuperargli, che ne so, l'ultima biografia di, non lo so, l'ultima che gli ho regalato, forse era su Jimi Hendrix. Comunque. 12. Quanto ci metti mediamente a leggere un libro? Molto tempo ormai, quasi sempre. Come dicevo, il tempo diventa sempre meno, le preoccupazioni, i pensieri, la stanchezza, e quindi purtroppo non riesco più a dedicarmi alla lettura come un tempo. Ormai pensavo fosse solo un periodo di blocco del lettore, occorso qualche anno fa, in realtà ormai credo che siano, boh, 2 anni e mezzo, 3, che non riesco più a leggere con la stessa frequenza di prima. Però, insomma, la lettura deve essere un piacere, quindi io non voglio impormi di leggere più di quanto non riesca a fare normalmente. 13. Quando vedi una persona che legge, ad esempio sui mezzi pubblici, ti metti immediatamente a sbirciare il titolo del suo libro? Allora. Come dicevo anche nel vecchio video, questa è una domanda un po' da maniaci, però io non prendo più, ma neanche all'epoca in realtà prendevo molti mezzi pubblici, però sì, quando mi capita una sbirciata la do sempre con curiosità. 14. Se tutti i libri del mondo dovessero essere distrutti e potessi salvarne uno solo, quale sarebbe? In realtà, appunto, nel video di 7 anni fa avevo dato una risposta veramente banale e in qua si vedeva, secondo me, il mio essere un po' naive. Questa volta, quando ieri sera ho ripensato a questa domanda, ho detto: cosa potrei rispondere? Mi è venuto subito un titolo che non so neanche io come giustificarvi, però, Nico Stoner di Williams. Non so, è un libro che ho letto anni fa e che mi è rimasto veramente impresso. Quando qualcuno mi chiede un bel libro da leggere, tra i primi titoli, forse il primo titolo che mi viene è sempre quello, quindi
Stoner. Perché ti piace leggere? Per tantissimi motivi che rimangono sempre gli stessi negli anni, perché la lettura è evasione, la lettura è conoscere mondi lontani da noi o imparare delle cose su di noi, perché leggere è viaggiare, stando sempre fermi nello stesso posto, leggere è aprire la mente, imparare. Quindi la lettura, anche se ormai leggo molti meno libri nel corso di un anno, rimane una parte importantissima della mia vita a cui cerco di non rinunciare mai. 16. Leggi libri in prestito da amici o dalla biblioteca o solo libri che possiedi? Fondamentalmente solo libri che possiedo. 17. Qual è il libro che non sei mai riuscito a finire? All'epoca era, ed è ancora perché non l'ho mai ripreso, Il Signore degli Anelli, ma adesso ne aggiungo un altro che, diciamo, lascia una macchia sulla mia fedina di lettrice, secondo me, che è Tania, perdonami, Infinite Jest di Wallace. Non lo so, forse lo riaffronterò più avanti, ma... no, mi spiace. 18. Hai mai comprato un libro solo perché aveva una bella copertina? E cosa ti attrae nella copertina di un libro? Sì, veramente io continuo a comprare libri perché mi attira la copertina, anche se un po' meno di un tempo. Adesso i miei acquisti sono un pochino più mirati e acquistando spesso online non ho più quella possibilità di girare tra i libri, vedere le copertine e dire oh, chissà che cos'è questo, portiamocelo a casa. Quindi mi capita più raramente, però capita ancora. Tipo, ad esempio, è stato un mix di decisioni. L'ultimo acquisto che ho acquistato tre libri recenti di Maxence Fermin, che continua a piacermi molto come autore, e li ho acquistati un po' perché l'autore mi piace, un po' anche perché avevano delle copertine splendide, con delle illustrazioni veramente adorabili. E cosa mi colpisce? Non mi colpiscono più solo le copertine essenziali con il dettaglio, mi colpiscono anche delle copertine con delle belle illustrazioni, magari con dei colori pastello delicati. Insomma, non ho più un genere di copertina. So quali copertine non mi colpiscono e ci sono tante edizioni ormai che utilizzano copertine molto simili tra loro, molto caotiche, con delle immagini che sembrano prese su Google Images, così a caso. Insomma, no. Cioè, mi piace che la copertina sia curata e che si capisca che c'è uno studio dietro e che abbia una qualche attinenza col libro, non le classiche, questi romanzi tutti uguali che ci sono in libreria adesso con la faccia di una tipa o di una coppia, così. Insomma, no. E dove siamo arrivati? 19. C'è una casa editrice che ami particolarmente perché? No, non ho un particolare legame con una casa editrice. Mi piacerebbe, soprattutto perché è una tendenza che si è sviluppata tanto tra la community dei booktuber italiani, affrontare qualche lettura di qualche casa editrice indipendente, ma non mi è mai capitata l'occasione, magari vedrò di farla capitare in futuro. 20. Porti i libri dappertutto, ad esempio in spiaggia o sui mezzi pubblici, o li tieni al sicuro dentro casa? No, se la mole del libro lo permette, continuo a portarmeli anche fuori casa perché appunto ci sono affezionata, ma sono comunque oggetti, quindi per carità, anche se si rovinano un pochino, non muore nessuno, cioè non sono proprio una collezionista fanatica. 21. Qual è il libro che ti hanno regalato che hai gradito maggiormente? Mi sono stati regalati svariati libri nel corso degli anni, però un libro che mi è stato regalato, tra l'altro due volte da due persone diverse, e che mi ha fatto comunque piacere ricevere è American Gods di Neil Gaiman. E poi, dove siamo? La tua libreria è ordinata secondo un criterio? Tieni i libri in ordine sparso? Allora, adesso che mi sono trasferita nella casa nuova e ho due librerie nuove, hanno uno pseudo ordine, però ecco, li ordino per saga e ho raggruppato gli autori, però ecco, non c'è un ordine maniacale, insomma.
Siamo arrivati, ho saltato 22, come scegli un libro da regalare? In realtà tendenzialmente negli ultimi anni mi è capitato di regalare libri veramente di rado, perché comunque i libri sono una cosa molto personale, molto soggettiva e a meno di conoscere veramente bene la persona, si rischia di regalare qualcosa di, non lo so, poco gradito, che si leggerà difficilmente, quindi diciamo che regalo libri se so di andare a colpo sicuro, tipo la mia amica mi ha detto che vorrebbe tanto completare la sua collezione della tal saga e allora magari in un momento o nell'altro si fa, però ecco, a persone che si conoscono poco, amici recenti, tendo a non regalare libri. Poi, 24, quando leggi un libro che ha delle note, le leggo, le salti, le leggo perché spesso appunto sono dei chiarimenti al testo che ne so, delle traduzioni che magari non avrei capito altrimenti. E l'ultima domanda è: leggi eventuali introduzioni, prefazioni e postfazioni dei libri o le salti? Tendo a leggere più o meno tutto ormai, soprattutto ovviamente se l'introduzione o la postfazione è scritta da, che ne so, un altro autore famoso. Però ormai mi ritrovo spesso a leggere anche appunto le pagine dei ringraziamenti per curiosità e quindi sì, leggo fondamentalmente tutto, a meno che ecco, le introduzioni non siano più lunghe del romanzo stesso e allora vabbè, lì magari ho fretta di iniziare e quindi accorcio un po', però in linea di massima cerco di leggere tutto. E basta, questo è quanto. Spero che questo tag, che secondo me è sempre attualissimo, vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Mi raccomando, se vi fa piacere, continuate a farlo girare. Se rispondete, fatemelo sapere. Adesso non esistono più come all'epoca i video risposta, quindi magari segnalatemelo in qualche modo, insomma, che io guarderò i video con piacere. E basta, questo è quanto. Vado a lavorare perché è tardissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!